devo dire bene, bene. Hai bruciato il biscotto, almeno il limonato. No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre. Parlaci di lei. Ah, guardate, questa qui è una tipa veramente simpaticissima, ingambissima. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie divertentissime, ma tipo che lei era andata là con un sacco di creme dopo sole, poi ha preso un casino di sole. Hai mostrato il pomparuolo. No, ma ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera. Una serata fra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo no. Questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori che devono prendere il treno perché sono rimasti senza macchina. L'hanno distrutta, era mia. Siamo tutti servi della gleba e abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Ciao ragazzi. Hai la faccia di legno, dove cazzo eri finito? Ma no, niente, che c'ho un esame in ballo e poi non sono stato molto bene. Dici cosa hai avuto di preciso? Ma mi ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio. No, no, è che ho delle storiacce con la tipa. Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice. E siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato solo ragazzo, l'ho convinto a ritornare da lei. Ma non starai mica piangendo! No, è che mi ha dato una bruschetta nell'occhio. L'occhio spento, il viso di cemento. Lei è il mio pigione, io il suo amore. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera perché, scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare, vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla, anzi, magari sono qui a dirti se hai bisogno di qualcuno, io ci sono, e allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ammazzo la stanza?